Ciao Vez, benvenuti in un episodio su YouTube Games. E oggi torniamo su Mortal Kombat X. E con l'angolazione della telecamera di lato, per il semplice motivo che, come The Lord of the Fallen, questo gioco non mi andrebbe con la registrazione anche della webcam. Quindi già va lento di suo, già registrandolo è ancora più lento. Pensate, anche se devo registrare una webcam impazzisce. Quindi l'ho messa di fianco con la webcam, con la telecamera che ho. Per fortuna ho preso questa telecamera, perché sennò col cazzo che facevo questi video. Comunque, l'altra volta vorrei fare episodi con qualcuno, però essenzialmente non ho nessuno che giochi sul computer a Mortal Kombat X. Quindi ecco, dovrò giocare un po' da solo, quindi questo è il problema. Però possiamo fare una cosa un po' diversa dall'altra volta, che potremmo fare una torre, una mega torrona, una mega torrone, sì. E possiamo fare una cosa divertente, se il gioco non mi va, fanculo tutte le volte. Vabbè, l'ha fatto da solo. Ok. E cosa facciamo? Torre tradizionale, torre viventi, ancora non so cosa sia, perché non ho provato tantissimo sto gioco, perché l'ho chiuso un po' per il semplice motivo che è un po' lentino, sapete com'è. Devo cambiare scheda video, sì. Comunque, io ho fatto la prima torre, se non sbaglio, e qua devo assolutamente fare questi nemici. Io ho imparato tantissimo ad usare lei, però non mi ricordo tanto le mosse, che, come ho detto, vabbè, ma questa va più che bene. Difficoltà media, perché sì. E il primo avversario è Raiden. Che bello, ragazzi, Raiden mi farà il culo a strisce verdi e blu, o bianco e blu, perché lui è vestito bianco e blu di realtà, quindi sì, essenzialmente. Però sto usando la tastiera, perché il joystick ha un problema con le levette. Ogni tanto non percepisce bene le levette, però sono dettagli. Ferma, Cassandra Cage. È un po' in ritardo il video audio, però va bene. Hai il fascino di tuo padre. Round 1, fight! Mamma mia, ti stacco le... Aia! Merda. Devo ricordarmi le mosse perché non me le ricordo più. Ma vaffanculo, stronzo! Mamma mia! Perdi le palle adesso, mi dispiace. Mamma mia, è bruttissima questa. Però è strafiga sta personaggio, bisogna ammetterlo. E io voglio sbloccargli quel cazzo di... Aia! Di selfie. Perché ancora non ce l'ho. Ok, l'ho beccata una. Due ne ho beccate di mosse, però la seconda non è andata... a buon fine. Sarai una merda, però. Beh, che cazzo, però. Mi hai rotto le palle fino adesso. Ting. Ting. Ce la suco i coglioni delle persone, però, questa. Tre mosse, tre pugni nei coglioni, cazzo. Aia. No, non riesco a capire quali sono. Vabbè, è uguale. Vieni qua, stronzone. Vado benissimo con questa tastiera. La Logitech, quella che avete visto sullo spacchetto, sull'unboxing, se l'avete visto. Perché cliccate un attimo al tasto, mi fa tutte le mosse del mondo. Altro che joystick. No. Ho sbagliato. Diciamo, sto schiacciando tasti a caso e non sto neanche guardando, già sto guardando voi. Cassie Cage win! Molto easy questa battaglia, però la prossima voglio fare la fatality, perché sì, perché voglio fare la fatality. Liu Kang, porco Kang, ci farà il culo? Mi sa di no, perché se abbiamo fatto il culo a Raiden così facilmente, la vedo un fiettino dura con Liu Kang perdere. Sì, dico così e poi... non avrò più le chiappe... E ci faranno prosciutto con quelle. Uguale a quello di tua madre. E tu hai il viso uguale a quello di... Il tuo sembra un sedere. Del postino. L'antina di tuo padre. Round one. Fight. Bitch! Ding. Cominciamo subito con un pugno ai coglioni, perché ho giustamente... Basta! Basta! Hai capito? Aia! Vabbè che finché mi colpisce va bene, perché alla fine mi dà la possibilità di fare l'X-Ray. Che faccio adesso? No! Vaffanculo. Sei una merda. No, adesso ti meriti un calcio dei coglioni. No, non l'ho mancato. Vabbè, ho fatto... Com'è che si faceva a prendere la P? No. No. Oh, sì.
No, vaffanculo. Se mi colpisce sono morto. Sì, sì, sì. Mille mi piace per questo, non è vero, non ci arriverete mai. Aia. Ah sì, se vedete il video tipo laggare, che vedete tipo ogni tanto che cala un po' di frame, lo vedo anch'io. Tranquilli. Quindi realmente state vedendo quello che vedo io mentre gioco a... Aia. Stronzo. Gli ho bloccato il salto dalla macchina. Aia. Aia. Muori, muori, muori. Ok. Aia, ma fa culo, troia. Adesso me lo fai fare? Grazie. Sì, però mi fa il coso, vero? Mi fa fare il finishing. Anche con la, con l'X-Ray. Fermo. Fermo. Così, tipo. DASDJ. No, DASDJ. Vai indietro, DAS, l'orco. No, non so farle io. Diciamo che premiamo DAS, no, DSA, poi la D, tiravo il dito ma non toccavo la lettera e premevo J, quindi mi faceva DSAJ e non DSADJ, che ci sta tutto, è per questo che scelgo questo giocatore, perché ha DJ nella fata, no scherzo ovviamente, e la prima volta che ho premuto K invece che J. Devo imparare a tenere le mani nella tastiera, sapete, col joystick tocca schiacciare tutti i bottoni con due diti, con due diti, perché sì, questo è italiano correggiuto, quindi due diti. Siamo contro Sonya Blade, che non è altro che sua madre. Sei come tuo padre. Esatto. Come un complimento. Me l'hai appena confermato. LOL. Sì, ma se io gli faccio la fatality a questa sarebbe tipo un mega crimine, un omicidio in famiglia. Basta, hai rotto le... Oh, io devo ancora capire a cosa serve il drone della Sonya Blade, però. Gli rompo le tube in questo modo, perché lei può avere solo queste. Sarebbe stato bello se tipo il gioco fosse uscito, non so, negli anni ancora quando non c'era la possibilità di cambiare il sesso uomo o donna, e tipo vedevi le palle del giocatore, magari vedevi le palle di Sonya Blade e dicevi, qua c'è qualcosa che non va. Però vabbè, era un dettaglio. Basta! Hai rotto le palle con queste mosse di merda, guarda che robe. Adesso continuo fino alla fine, struzza. Aia. Il bello di questo gioco è che voi potete fare la mossa ripetuta quanto volete, ma alla fine loro capiscono il vostro gioco e quindi le parano, o se no le cambiano mosse o ti attaccano direttamente per bloccarti. E questo è figo, perché almeno così. Aia. Basta. E fammi fare l'X-Ray. Vaffanculo, zoccola. Che è mia madre. No, sua mamma. Hai capito? La madre del mio personaggio. E siamo pari, troia. Adesso voglio distruggerti le poche tette che hai. Che realmente è poche tette, però sono dettagli. No, vaffanculo. Oh, calcione in faccia. Doppio calcione in faccia. Pistolata. Voglio la pistola. Aia. Però l'ho beccata. L'ho beccata. Ho visto un danno. Cosa fa quella cosa? Devo ancora capire. Come fa a farlo? Perché... Boh. Il drone a che cazzo serve su Sonya Blade? Ditemelo voi, perché devo ancora capirlo. Vieni qua. Troia. Aia. Muori. E calcione, no? Ferma, ferma, ferma. Torna indietro ed è DSAJ. Sì! E con questo omicidio in famiglia concludiamo. La torre la finiamo nel prossimo episodio. Noi ci vediamo nel prossimo e come sempre da DJ Linea, bel mi piace primo.
iscrivetevi al canale e secondo, linea allo studio!